l'uomo gremito per un'occasione unica a poter ascoltare il coro papale più antico del mondo. Ad Arezzo, in cattedrale, il concerto della Cappella Musicale Pontificia Sistina, un tour toscano iniziato a Firenze e terminato a Prato per celebrare la figura del cardinale Domenico Bartolucci a 10 anni dalla sua scomparsa. Sì, effettivamente nel 10° anniversario della sua morte la Fondazione Cardinale Domenico Bartolucci ha voluto dare a questo grande servitore della bellezza, della liturgia, della Chiesa, un omaggio nella sua terra. E quindi questo tour in Toscana è molto commovente, anche perché ricorda la figura di qualcuno che proviene da questa terra, è stato ordinato sacerdote a Firenze e poi ha fatto una carriera straordinaria a servizio della Santa Sede a Roma, producendo musica di ogni tipo, ma specialmente musica sacra, e quindi una figura eccezionale che merita di essere ricordata e celebrata. Un coro maschile composto da 50 elementi, 27 cantori fanciulli, le voci bianche e 23 cantori adulti, specializzato nella musica polifonica, diretto da Monsignor Marco Pavan. Bartolucci, molto giovane, diciamo, venne a Roma all'età di 39 anni, divenne maestro perpetuo della Cappella Sistina, quindi i legami regionali si interruppero, ma mantenne il cuore sempre nei confronti di Firenze. E quindi come non ricordarlo nella sua terra d'origine in questo anniversario di 10 anni dalla morte, soprattutto perché è stata una figura che non solo come direttore grande della Cappella Sistina per più di 40 anni, ma anche poi come cardinale. Quindi Papa Benedetto XVI volle dargli questo riconoscimento all'età di 93 anni proprio per ricordare quanto la Chiesa sia stata grata all'opera di questo sacerdote musicista che ha dedicato la vita alla musica sacra. È proprio un segno e un dono di legame importante del quale siamo onorati. E è un'occasione anche in qualche modo di vivere coralmente un inizio del cammino della diocesi in questo nuovo anno pastorale, quindi è quasi un richiamo a camminare come un bel coro che canta insieme, ciascuno con la propria voce, ma camminando insieme, così come ci chiede il Sinodo. E allora viviamo con gioia questa serata e sia di stimolo anche a tutta la bella espressione in realtà dei cori parrocchiali e del coro diocesano. Il repertorio ha visto brani di Bartolucci, De Victoria e Perosi insieme ai brani della polifonia. Ad Arezzo, tra il primo e il secondo tempo del concerto, anche l'esibizione all'organo, appena restaurato, di Joseph Saul Cole, primo organista della Basilica di San Pietro.